oggi sono qui con un nuovo modello Jobo Bike Viva. È disponibile in due colori, blu o grigio, in due telai Step 2, oppure questo Step Over, quindi con il palo più alto, disponibile anche con due capacità della batteria. Quella che ho qui in prova ha una batteria da 14 Ah, 36 volte 504 Wh di capacità, ma è disponibile anche con un costo inferiore chiaramente di 100 euro, con la batteria da 10,4 Ah, 374,4 Wh di capacità. Autonomia 60 km utilizzandola con livello di assistenza più alto. Se utilizziamo il livello di assistenza più basso, quindi low, avremo un'autonomia di 100 km. Con la batteria invece più piccola, l'autonomia andrà a scendere per quanto riguarda il livello più alto ai 50 km, invece con livello low a 80 km. Motore marchiato 250 watt, 30 Nm di spinta. In realtà sono arrivato proprio qui nelle mie colline, in quanto mi sono subito reso conto della spinta del motore e non potevo non testarla in salita. Infatti mi ha sorpreso, gli ultimi motori che vengono realizzati da 250 watt hanno delle prestazioni maggiorate, potenza istantanea di picco veramente molto elevata, non me l'aspettavo, mi ha sorpreso. Ottime geometrie da bici gravel, basta immaginarla senza parafanghi, immaginiamo già con questo telaio diamante, questa tipologia comunque di telaio parallelo, un telaio da sì city bike ma anche abbastanza gravel. Volendo abbiamo lo spazio da mettere dei copertoni anche un po' più larghi, ma questi sono belli scorrevoli, e anche l'impostazione di guida è bella comoda grazie a un manubrio che si può regolare come inclinazione. Per altezze da 1,65 a 1,80 dichiarate dall'azienda, in realtà io sono 1,88 e sto veramente comodo, guardate lo spazio che ho tra il ginocchio e il manubrio, quindi secondo me per altezze da 1,65 ai 1,90, 1,95 va benissimo. Se siete più bassi vi consiglio il telaio Step 2, quindi con il palo questo superiore più basso. Ma andiamo a vedere, prima di scoprirla nel dettaglio, come si è comportata su strada. Sono senza assistenza da parte del motore, quindi la sto utilizzando come una normale bicicletta, rapporto intermedio, un peso di 22 kg, si sente magari quel leggero peso in più nelle prime due pedalate, ma una volta che si è avviata si pedala come una normale bicicletta, quindi si può utilizzare tranquillamente anche senza l'assistenza, bella scorrevole anche se smetto di pedalare, comunque sento che non c'è una resistenza da parte del motore e quindi dei buoni componenti atti allo scorrimento. Inserisco il primo livello di assistenza, sono presenti tre livelli di assistenza, sento una leggera spinta da parte del motore, motore che risulta silenzioso, una pedalata ai 12-13 km orari, bella naturale. È basato sulle velocità il sistema di assistenza. Secondo livello di assistenza, bella spinta da parte del motore, molto graduale ma bella potente, mi porta ai 16-17-18 km orari. Terzo livello, wow, veramente spinge tanto, non me l'aspettavo, il motore è marchiato 250 watt, ma la spinta è veramente molto potente. Pur essendo dichiarati 30 Nm di coppia, devo essere sincero, secondo me abbiamo una potenza di picco bella elevata, oltre 500 watt. Come si comporta in salita? Un motore marchiato 250 watt, ma quando l'ho provato per la prima volta, devo essere sincero, pensavo fosse un motore da 500 watt. Questi motori di ultima generazione, pur dando una coppia dichiarata dall'azienda di 30 Nm, una salita come questa non mi sarei mai aspettato di farla così agevolmente. Infatti un motore che probabilmente ha una potenza di picco che va a superare tranquillamente i 500 watt, pur essendo un motore perfettamente legale con una potenza di 250 watt, ma come potenza di picco guardate 17 all'ora. Questa bella salita veramente molto molto potente, mi ha stupito. La mia voglia di testarlo mi porta anche su questa salita, la più impegnativa, nemmeno i motori da 750 riescono a farla agevolmente, devo mettere un bel po' di impegno nei pedali, ma comunque questo motore da 250 watt mi ha veramente convinto per la sua potenza. Un impianto frenante classico di tipo meccanico con dischi da 180 mm, quelli belli grandi, marchiato Tektro, quindi un marchio veramente molto famoso per la qualità dei freni e dei componenti. E infatti ci si ferma quasi come dei freni idraulici. Una maggiore azione di dischi rispetto agli impianti classici più economici ci fanno avere una miglior dissipazione del calore. Anche come componenti e l'assemblaggio veramente ottimo, bella scorrevole con queste ruote da 700C 28 pollici, non tanto larghe, solo 32C di larghezza, però veramente scorrevole. La bici va da sola ai 30 km orari, certo sono in discesa,
ma si percepisce la qualità e la solidità anche di questo telaio. Motore da 250 watt marchiato anche nel mozzo, una spinta di 30 Nm, ma l'ho trovato veramente molto potente. Dei freni che mi hanno stupito, Tektro non sbaglia mai, si vede anche dal dettaglio queste manopole, con un inserto gommoso per avere una bella presa, dischi maggiorati da 180 mm, ottimo accoppiamento, pastiglia, disco del freno, consente una frenata che a mio avviso è quasi pari a quella col freno idraulico con dischi da 160 mm, quindi approvate a pieno. Cambio economico, sì, da cicloturismo entry level, migliore di molti altri più costosi o di altri marchi, perché è fluido, è veloce, rapido nella cambiata e sempre preciso, un vero orologio. Mi sono trovato bene in tutti i modelli in cui l'ho testato. Non è presente uno schermo ma un controller, qui troviamo tre livelli di assistenza con i tasti meno e più, si va a disabilitare l'assistenza e inserire quella massima, quattro tacche che ci vanno a indicare la carica della batteria, pulsante accensione e spegnimento, pressione prolungata tasto più si va ad accendere fanale anteriore, pressione prolungata del tasto meno si ha la modalità pedalata a 6 km orari. Una soluzione veramente intelligente per il campanello, leve freno di qualità in alluminio, impianto frenante della Tektro inserto in gomma per non scivolare quando si va a tirare la leva, regolazione del filo grazie a questo sistema di tensione, quando si va a premere una delle due leve si va a disabilitare immediatamente l'assistenza da parte del motore, fanale a led abbastanza potente per essere visibili sia di giorno che di sera con un piccolo catarifrangente al di sotto, ruote da 700C con un bel profilo da parte della cerchio in alluminio, troviamo anche una striscia catarifrangente lateralmente, dei parafanghi in plastica con delle aste in acciaio per avere un bel supporto per tenerli belli in posizione sia per l'anteriore e il posteriore, che va a coprire completamente tutta la ruota per non schizzarci, un'ottima soluzione di luce posteriore, addirittura con stop quando andiamo a azionare una delle due leve si vanno a accendere altri 4 led, sella che ho trovato comunque comoda, buona densità da parte del materiale, non è ammortizzata ma comunque bella ergonomica. La guarnitura anteriore ha un sistema per non farla uscire mai, quindi non ci cadrà mai la catena. Nella parte inferiore della batteria troviamo un pulsante a seconda del colore del led, sapremo la carica della batteria, troviamo anche un punto di ricarica coperto dal gommino e l'ingresso della chiave qui nell'apposita serratura. Cavalletto bello robusto che supporta tutto il peso della bici, dei pedali in alluminio con il classico catarifrangente, manopole cucite a mano in simil pelle, comando del cambio che ci indica in che rapporto siamo, tasto per un rapporto più duro e leva per un rapporto più morbido. È possibile regolare anche l'inclinazione del manubrio a seconda della nostra altezza e corporatura. Bella colorazione e un telaio anche rifinito bene. Troviamo nella parte sottostante anche la possibilità di andare ad attaccare un portaborraccia. Un indice di impermeabilità IP54, quindi si può usare sotto la pioggia, ma è sconsigliato lasciarla sotto la pioggia. Batteria rimovibile facilmente, bella integrata nel telaio, la possibilità di scegliere anche due colori è veramente il top. Telaio in alluminio 60-61, un peso di 22 kg, quindi non è assolutamente così pesante, ci sono modelli dello stesso tipo che pesano sicuramente molto di più. E inoltre una bella linea e anche una bella colorazione. Nel complesso una bici che mi ha soddisfatto come rapporto qualità-prezzo, troviamo anche un ottimo impianto frenante che mi ha stupito, oltre a motore molto potente da 250 watt, perfettamente legato. Quindi questa ve la posso consigliare in quanto componenti sono di ottima qualità e anche il suo prezzo è adeguato alla tipologia di e-bike e componenti installati. Ruote da 700C, belle larghe 28 pollici, superano facilmente l'asperità. Dovessimo trovare una strada bianca in buone condizioni, nessun problema. Il telaio è ben assemblato, non ci sono vibrazioni, si riesce a percorrerla tranquillamente. Arriva da un magazzino europeo entro 3-5 giorni dal momento dell'acquisto, senza spese di spedizione o doganali. Vi lascio il link e codice sconto in descrizione. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Alla prossima e buone pedalate!